comincia un incontro che non ci saremmo mai aspettati 17 anni fa quando siamo partiti, si dice sempre così, però in effetti io mi ricordo che nel 93 dicevamo con Biagio, era Biagio che diceva faremo 2001 Odissea nell'Ospizio, e il 2001 era 9 anni fa. È un incontro questo che ha una valenza internazionale perché è un Eurospelo Project, quindi è un incontro a tutti i titoli europeo, è un incontro che si avvale di molti mezzi anche di comunicazione che abbiamo molto poco utilizzato in ambito speleologico. Il sito ad esempio dell'incontro si è intrecciato con Facebook, con YouTube, abbiamo un contest su videoclips, quindi piccole cose fino a 3 minuti, però che possono essere un potentissimo strumento di comunicazione. Ecco, su questo punto volevo dire che queste clips fanno parte di quella che è la nuova forte forma espressiva, si è piena chiuso tra l'altro in Emilia Romagna una settimana del documentario, tutto incentrato sul documentario e sulle clips cross mediali, esattamente il tipo di forma di comunicazione che vedremo nel nostro contest, che è la forma espressiva che anche in questi giorni è presente al MoMA di New York, a cui è stata dedicata una mostra, ovviamente il canale preferito è YouTube, però ancora per 10 giorni, credo, a New York sono in mostra le opere d'arte o le narrazioni di questa durata, dai 30 ai 180 secondi. Ecco, è entrato Marco Bonomi, tanto per citarci un po' tutti, che ha curato proprio l'aspetto tecnico di rendere possibile anche il loop, la sequenza di video che vedete sui monitor sparsi per caso, li vedrete anche nelle sale di proiezione, un'opera abbastanza complessa perché gli standard erano tutti diversi e quindi è riuscito a creare un DVD di questo. Abbiamo un canale apposito su YouTube, quindi abbiamo raggiunto davvero migliaia di persone che hanno visto questo. La particolarità di questo nostro incontro, possiamo dirlo, è anche una grande apertura al mondo istituzionale, dai parchi agli amministratori, al Club Alpino Italiano. Purtroppo abbiamo avuto una defezione all'ultimo momento del presidente del Touring, che però sarà agli atti in Geografi del Vuoto, il convegno che ci sarà sabato, e anche perché c'è una cosa che dobbiamo dire, tra gli organizzatori a tutti i titoli c'è il Parco della Vena del Gesso Romagnola, così come c'è il Comune, la Provincia, questo c'erano sempre stati, però possiamo dirlo, è un grande piacere che ci sia il Parco della Vena del Gesso Romagnola, che oltre a essere stato istituito nel 2005, ora ha anche una gestione. È un parco con una valenza carsica. Io vorrei fare un ringraziamento, penso che dopo lo farà anche Gian Pietro Marchesi, a Nicola Iseppi per un atto che è stato veramente per molti di noi emozionante. C'è Casola, nel giugno di quest'anno, per il 60° della Costituzione Ufficiale della Società Speleologica Italiana, ha avuto il titolo di Speleopolis, città amica degli speleologi. E grazie anche a Nicola e all'amministrazione, che ringraziamo ed è qui presente, agli ingressi di Casola c'è questo cartello che è una segnaletica ufficiale. Vi diciamo quindi grazie, cioè, davvero. Grazie. Io non so come funzioni, direttore, come funziona. Io credo che bisognerà forse chiamare il sindaco vero, di solito sì, si comincia più o meno così. Occorrerebbe, infatti chiamiamo Nicola Iseppi sul palco, e dopodiché invitiamo già a salire comunque anche il vicepresidente del Parco della Vena del Gesso, e poi proseguiremo con la serata. Possiamo stare? Ah, vabbè, allora grazie. Va bene, ti cediamo il microfono. Però. Grazie. Il sindaco vero è un sindaco, forse il sindaco temporaneo invece sono io, perché comunque Speleopolis è una città che con oggi, insomma, a parte l'anteprima, ma sostanzialmente è un cartello che non è solo un cartello, che rimarrà a Casola, così come Casola un po' finora abbiamo cercato di ricondurla come paese delle erbe e dei frutti dimenticati. È per noi un orgoglio anche che questo regalo che Marchesi e la Società Speleologica Italiana ci ha fatto a luglio, di essere intitolata a Casola città amica degli speleologi, l'abbiamo presa in parola e vogliamo che non sia solamente un regalo di compleanno, che non sia solamente una cosa figlia di un evento, ma che diventi appunto un qualche cosa che può avere un futuro. Che dire, non so come funziona, però sostanzialmente io voglio ringraziare il comitato organizzatore. Sono tante le persone, io cito senz'altro Max, Luca, Biagio, il sindaco Vero da domani, Stefano e tutti quelli che hanno lavorato tanto in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, perché comunque io, almeno che sappia io, sono almeno 2 anni da quando ho sentito rifacciamo Scarburo, cosa ne dici? Ecco, non è Scarburo, è Casola 2010, Geografi del Vuoto, un progetto importante, molto più, credo, denso di contenuti di quanto magari si siano fatti anche negli eventi precedenti, quindi maturo, e ci fa piacere, insomma, che siamo arrivati a questa definizione di un programma. Casola è felice di essere parte del comitato organizzatore, come lo è parte di una serie di altri enti come il parco, la provincia, la regione, tutti quelli che hanno reso possibile, per carità, la Proloco, società di area, tutti quelli che hanno reso possibile questo evento sia economicamente che dal punto di vista organizzativo. Io lascio la parola perché non è, era solo un saluto, io vi auguro al comitato organizzatore buon lavoro per questo weekend, e poi lasceremo anche campo a Biagio, il sindaco di Speleopolis. Grazie sindaco Renato Sartiani, così faccio a meno. Tra l'altro uno degli elementi di contenuto di questo convegno, di questo incontro, è un convegno sul tema parchi carsici, insomma, quindi, come dire, questa è materia sua. Buonasera a tutti, io questa sera rappresento il presidente del parco, Eugenio Fusignani, che per un impegno inderogabile non ha potuto essere presente questa sera. Per cui io ho avuto l'incarico ieri all'una, arrivo da una giunta comunale che è finita alle 7:30, sono riuscito a scrivermi 2 cose così molto velocemente che cerco di non leggere, ma un po' bisogna che faccia riferimento perché non ho così una memoria, una capacità di inventarmi un discorso così sul su. In più la mattina lavoro, perché ho anche un lavoro io, se no gli amministratori locali non è che... vabbè. No, volevo appunto portare il saluto del comitato esecutivo, di tutto il comitato esecutivo della Vena del Gesso Romagnola a questo incontro internazionale sulla speleologia. Nell'Italia dei campanili, a noi come comitato esecutivo ci è stata riservata la gestione di un piccolo territorio, sono poco più di 6.000 ettari l'intero parco, che ha comunque una specificità assoluta, appunto la sua conformazione geomorfologica, che interessa comunque 6 amministrazioni locali e che comunque questa specificità rappresenta un unicum come spazio naturale. E il comitato esecutivo ha sempre voluto pensare il parco fin dall'inizio, fin da quando si è insediato, fondamentalmente nel marzo-aprile del 2009, nonostante che la legge, come diceva prima, l'avesse istituita nel 2005, ha sempre considerato appunto l'ambiente come un unicum, dove i confini comunali comunque non ostacolino quello che è la programmazione degli interventi, ma ha anche voluto interagire comunque con quanti nel parco sono portatori di interesse, così come... che può essere appunto un interesse sia degli speleologi così come degli agricoltori e comunque di tutti gli abitanti che abitano e lavorano nel parco. Io abito nel parco da sempre fondamentalmente, io sono di origine sono nato tossignano, quindi cioè proprio... E comunque la cosa che si sente quando si parla del parco è che noi reagiamo e parliamo e ci facciamo promotori dell'interesse del parco soltanto quando l'interesse ci viene portato dall'esterno, cioè siamo talmente abituati, scusate, a vedere il parco attorno a noi che ormai non ci facciamo più caso. L'unica cosa appunto quando qualcuno ci parla dal di fuori di parco e allora ci aumenta l'interesse e ci aumenta anche la partecipazione. e dovrebbe essere invece un ambiente che per noi dovrebbe avere, cioè che noi dovremmo avere la funzione di tutelare tutti i giorni, perché rappresenta comunque un motivo di attenzione su quello che è tutto un ambiente particolare che va scoperto, studiato, e tutte le novità devono essere comunicate. Quindi anche quello che fanno gli speleologi chiaramente deve essere portato alla luce, ecco. Cioè, sembra quasi una... però è così. E soprattutto dovrebbe essere comunicato soprattutto alle giovani generazioni, e dovrebbe, e io spero che questo possa succedere soprattutto da parte del comitato esecutivo del parco. Io credo che lo studio del parco possa e debba diventare quasi come una materia scolastica di insegnamento. Io il parco lo conosco per la vegetazione, il clima, la fauna, la flora, tutto queste cose qua. Non conosco il mondo sotterraneo, se non per quando piccolo e adolescente facevo delle escursioni in quelle cavità che attorno al mio paese erano servite appunto da riparo durante l'ultimo conflitto mondiale. Però non mi sono mai avventurato nel buio, cioè nel fondo di queste caverne che comunque rappresentavano un limite e che comunque per noi, piccoli o grandi, nascondono un mondo. Un mondo che invece voi che siete qui presenti come speleologi amate, allo stesso modo di quello di fuori, e che studiate proprio perché ci fate conoscere com'è il fuori dal di dentro. Un mondo sotterraneo che però non può essere toccato, chiaramente, un mondo che deve restare così com'è, come quello esterno, e che però ha la fortuna anche di vedere il suo spazio non coperto comunque da cartelli indicatori o comunque da cartelli che ci dicono dove siamo, cosa facciamo, ma che comunque per essere fruito avrà sempre bisogno di abili guide ed esperti conoscitori per essere fatto conoscere e capire. E con questo spero che anch'io prima o poi possa far parte di un'escursione, non l'ho mai fatta ma mi piacerebbe molto, all'interno delle grotte, per conoscere questo mondo fatto di fango, cristalli e buio, per come lo vedo, lo conosco io. Auguro quindi a questo incontro un buon lavoro e che la collaborazione già in essere col parco possa portare avanti la scoperta di questo territorio che noi come comitato esecutivo abbiamo il dovere di tutelare, salvaguardare, far conoscere ed amare. Buonasera a tutti, ringrazio gli speleologi, gli organizzatori che mi hanno chiesto di introdurre queste due relazioni che caratterizzano questo incontro. Credo che la scelta sia dovuta al fatto che sono di Casola e quindi in qualche modo conosco l'ambiente, anche perché uno degli aspetti di questa serata è proprio il raccordo, il rapporto fra le Alpi e la Vena del Gesso Romagnolo, quindi un bel salto, insomma, con lo sguardo comparativo tra storia, cultura e identità. Si tratta insomma di un viaggio sul rapporto culturale, storico e identificativo tra l'uomo, la montagna e l'ambiente, che parte dalle Alpi e arriva fino alla Vena del Gesso. Ci guideranno in questo viaggio Annibale Salsa, antropologo, che è alla mia sinistra, ed ex presidente del Club Alpino Italiano, e Stefano Piastra, geografo umano. Tra interrogativi ai quali si cercherà di dare risposta questa sera vanno citati quelli che identificano la montagna come luoghi, la montagna e le valli come luoghi marginali, difficili, pericolosi, barriere tra le genti. E su questo argomento interverrà Annibale Salsa tracciando un excursus storico-antropologico sulle strategie insediative delle popolazioni alpine per arrivare a dimostrare la tesi che le terre alte delle Alpi hanno beneficiato di condizioni eccezionali di vita sociale ed economica, allorquando altre zone e aree rurali in Europa registravano forme di arretratezza. si intende anche affrontare il tema del rapporto uomo-montagna-valle. Esistono alcuni aspetti di una comune identità delle genti e dei luoghi di montagna e di alta collina. Può apparire un po' forzato, ma fra gli abitanti delle Alpi e gli abitanti delle colline romagnole ci sono dei punti di contatto. Cioè, proviamo a gettare questo ponte ideale fra queste due zone apparentemente diverse a una prima analisi. Prima di tutti sono montanari, e qui montanari ha detto proprio con molto affetto e anche con un po' di orgoglio, gli abitanti delle Alpi, e siamo montanari noi che abitiamo al di qua della Vena dei Gessi, cioè a monte della Vena dei Gessi. Io dico Vena dei Gessi perché, anche se è Vena del Gesso, perché noi, per noi romagnoli è sempre stato la Vena dei Gessi, al plurale. Casola ha un'altitudine di 195 metri sul livello del mare, ma per i faentini e i lughesi noi siamo montanari, perché per ogni centro c'è sempre una periferia, per ogni pianura c'è sempre una montagna. E questo per due motivi siamo montanari, perché in realtà, anche se il territorio del comune di Casola arriva a un massimo di 900, circa 900 metri, è pur sempre la montagna della provincia di Ravenna. In secondo luogo, credo l'hanno sperimentato molti, venire a Casola dà l'impressione di andare in montagna, è una strada con molte curve, tornanti, eccetera. Noi che la percorriamo spesso ormai non siamo più, ma chi viene le prime volte dice porca miseria, che strada, gli sembra proprio di andare in montagna. Ma non finiscono qui gli aspetti che avvicinano noi agli abitanti delle Alpi. C'è il rapporto con le erbe. Casola è il paese delle erbe officinali grazie alla presenza di un giardino dove si coltivano 450 specie di piante officinali che i contadini romagnoli della zona fino all'ultima guerra, all'ultimo dopoguerra, utilizzavano soprattutto per uso medicamentoso, così come avveniva nelle zone delle Alpi a causa dell'isolamento. Due isolamenti diversi, quello delle Alpi era un isolamento fisico, distanze enormi, il nostro era, a causa della mesadria, era un isolamento economico-sociale, le campagne erano tutte disseminate di case, ma ogni casa, ogni famiglia era isolata dall'altra e pertanto queste famiglie, nelle Alpi come da noi, dovevano possedere gli strumenti della sopravvivenza e fra gli strumenti c'erano le erbe e quindi erano necessità per vivere. L'aspetto delle erbe affascinò Mario Rigoni Stern, che venne, non ricordo, credo 12 anni fa a Casola, proprio per conoscere questo mondo, per assaggiare le erbe, la cucina alle erbe e conoscere questo mondo. Lui rimase molto colpito anche dal lavoro che stavamo già facendo sui frutti dimenticati. Lui aveva scritto l'Arboreto Salvatico, quindi anche lui si era interessato di questi, del recupero della salvaguardia delle piante da frutto che il consumo di massa non recepiva, quindi venivano abbandonate. Un altro aspetto comune, sempre a mio avviso, adesso quando mi chiesero, mi telefonarono se potevo coordinare questo incontro e tentare di gettare questo ponte, ho detto subito sì, poi mi sono messo a pensare, sì, non è poi così semplice. Comunque un altro aspetto che ci lega, che lega la gente di qui e che delle Alpi, è il fatto che noi guardiamo lontano, noi siamo abituati a guardare lontano, dal monte guardiamo nella valle, da un versante guardiamo all'altro versante, a differenza degli abitanti della pianura. Mia nonna, che abitava a Borgo Rivola è quella borgata abbastanza grande che è proprio nella spaccatura della Vena del Gesso, e lei da ragazza, quando era giovane, il divertimento la domenica pomeriggio era andare in cima alla Vena del Gesso a guardare il mare, e di lì guardavano il mare, quindi vedete come Noi siamo abituati a guardare lontano, tant'è che mia nonna, quando poi nel dopoguerra andò a abitare a Faenza, nel Faentino, e mi diceva: a steg mel perché non vedo niente, sto male perché non vedo niente, perché in pianura basta un cannetto, un frutteto, 2 o 3 alberi e ti senti in gabbia. Siamo dunque arrivati alla Vena del Gesso, del quale parlerà Stefano Piastra, tracciando le coordinate storico e culturali di un'area marginale e delineando i punti salienti delle vicende umane della Vena del Gesso, in relazione anche ai condizionamenti ambientali, gettando uno sguardo comunque anche sugli aspetti culturali e antropologici. In realtà darà il rapporto fra l'uomo e l'ambiente, un ambiente particolarissimo, quello della Vena del Gesso. I 2 relatori poi saranno disponibili per rispondere a eventuali domande, e l'incontro si concluderà con la presentazione da parte di Stefano Piastra di un progetto in corso sotto l'egida del Parco della Vena del Gesso intitolato L'Arca della Memoria. Si tratta di interviste filmate a chi ha sempre vissuto nella Vena del Gesso, anni 20-30, e ha quindi visto o vissuto le vicende che hanno interessato quella zona. Da tutto il materiale sarà poi estrapolato un documentario sul tema della memoria della Vena del Gesso. A questo proposito c'è il rapporto fra la Vena del Gesso e l'uomo, e noi che abitiamo qui. Credo che la gente del posto ha sempre visto la Vena del Gesso da 2 punti di vista. Un punto di vista utilitaristico e il punto di vista del luogo dei misteri, delle leggende. Dalla Vena si estraeva il gesso, che pure in blocchi veniva utilizzato per costruire case, chiese della zona della Vena del Gesso, sono state costruite con i blocchi, oppure il gesso cotto e liquido serviva per rinforzare le rocche, i muri, i luoghi fortificati, insomma, quindi un uso utilitaristico. Dall'altra parte, io non so se anticipo qualcosa di Piastra, mi scuso stesso, per esempio, se da tutte le altre parti ai bambini si diceva che i bambini nascono sotto il cavolo, li porta la cicogna, in quella zona si dicevano i bambini nascono nella grotta del Re Tiberio. Questo per dire che gli aspetti naturalistici, botanici, geologici sono stati sempre sconosciuti agli abitanti della zona, se non a pochi, insomma, e che ne hanno preso conoscenza solo recentemente grazie al raduno degli speleologi. Il discorso è questo: se tanta gente viene da lontano per la Vena, ci sarà pur qualcosa di importante. È il ragionamento che faceva qualcuno ai primi raduno, e questo ha portato proprio noi che abitiamo qui ad aprire gli occhi su questo patrimonio che abbiamo proprio a portata di mano e a scoprire cos'è la Vena del Gesso. E concludo con quello che diceva Marcel Proust a questo proposito: il viaggio di scoperta non è andare in nuovi paesi, ma guardare le cose con occhi nuovi. Adesso lascio la parola ad Annibale Salsa. Colpito da 2 passaggi importanti di San Giorgi, no? Uno riguarda il rapporto centro-periferia e l'altro riguarda quello che è stato detto dal vicepresidente, se non ricordo male, del parco, a proposito del fatto che è sempre l'esterno, il mondo esterno, che aiuta a prendere coscienza della propria identità da parte di chi abita un territorio. Ecco, questi sono, secondo me, 2 snodi concettuali sui quali bisogna riflettere. Il discorso delle Alpi, il discorso degli Appennini è un po' un discorso delle terre alte che, a partire da un certo momento della storia europea occidentale, sono diventate un problema. Da risorsa, quali erano, sono diventate un problema. E oggi l'opinione pubblica, qui ci sono rappresentanti, amici della comunicazione, lo sanno benissimo, se noi interroghiamo l'uomo della strada, l'italiano medio cosiddetto, che cosa pensa del montanaro e della montagna? Pensa alla montagna e al montanaro come a un luogo, un territorio, e a una realtà sociale marginale. Questo è una realtà che si è venuta a creare, a produrre a partire da un certo periodo, a partire dalla nascita dell'età moderna, dalla fine del Cinquecento, del Seicento, quando il ruolo della montagna rispetto alla pianura è diventato sempre di più un ruolo periferico, soprattutto in determinate aree, soprattutto nelle aree di cultura latina, dove la cultura urbano-centrica, cioè centrata sulla città, è diventata una cultura egemone, mentre la cultura della campagna e della montagna è venuta ad assumere un ruolo di subalternità. Oggi noi siamo qui, dopo tanti anni, a riflettere ancora su questo. E molti, ahimè, molti decisori politici, molti decisori amministrativi sono ancora persuasi che la montagna rappresenti un territorio marginale. Ecco, io credo che tutti coloro i quali amano la montagna o che sono impegnati a riflettere sulla montagna, come studiosi, come ricercatori, come stakeholders, cioè come portatori di interesse del territorio, si trovano di fronte a questa sfida. La sfida oggi della montagna non è tanto essere amici della montagna, tutti sono amici. Io non ho mai trovato una persona nelle mie perlustrazioni, nei miei incontri anche da ex presidente del Club Alpino Italiano che si sia dichiarato nemico della montagna. Però poi quando si tratta di passare da questa dichiarazione atto d'amore nei confronti delle terre alte a un impegno concreto nei confronti della realtà territoriale, allora cominciano i problemi. Ecco, il problema delle Alpi. Le Alpi sono state, le popolazioni alpine, in un certo periodo della storia europea dell'Occidente, un territorio per certi versi privilegiato, che cozza violentemente contro lo stereotipo appunto della montagna marginale e del montanaro subalterno nei confronti dell'abitante della pianura e della città. E lasciamo stare la preistoria o la protostoria, ma certamente a partire dall'undicesimo secolo, a partire dopo la fine dell'impero romano, a partire dal 1000. Il 1000 ha rappresentato uno spartiacque cronologico significativo, perché dopo il 1000 le Alpi hanno cominciato ad essere frequentate, abitate, a diventare luogo di insediamento, anche alla luce di quei grandi processi di dissodamento, di colonizzazione delle terre alte che i politici del tempo, che erano feudatari, che erano abati, che erano principi vescovi, che erano autorità ecclesiastiche e laiche, con una lungimiranza oggi sconosciuta e con una capacità veramente di interpretare un territorio, hanno trasformato quelli che era, oggi diremmo, una wilderness, cioè un territorio selvatico, un territorio poco propenso ad essere abitato, in un reticolo di villaggi, in un reticolo di comunità, collegati tra loro da sentieri, da mulattiere, da strade di arroccamento, eccetera, eccetera. In buona sostanza lo spazio alpino è diventato uno spazio di abitabilità. E dov'è che si è operato per far sì che la montagna alpina diventasse abitata? Trasformando quello che purtroppo nella modernità è diventato un problema, cioè il problema dello spartiacque, in un centro. Ecco il discorso centro-periferia. Oggi noi siamo abituati a considerare la linea displuviale delle montagne come un confine, perché abbiamo adottato, a partire dal vento dell'età moderna, a partire da una certa visione del mondo, capovolta rispetto a quella che era la visione del mondo medievale, a vedere nell'idrografia un qualcosa di certo e di certificante. Venendo qua mi sono chiesto, ma dov'è il confine tra la Romagna e la Toscana? Non è solo spartiacque, perché questa valle, la Valle del Senio, ha anche una parte toscana, amministrativamente toscana. Allora qui in piccolo, così come nella Valle del Sellaro, come la Valle, eccetera, tutte le valli romagnole hanno degli spazi amministrativi nei quali la Toscana scollina sul versante, diciamo, padano. Questa è una miniaturizzazione, è una rappresentazione su piccola scala di quello che è avvenuto nelle Alpi, esattamente di quello che è avvenuto nelle Alpi. In epoca compresa tra il 1000 e il 1400, il centro della montagna non era rappresentato appunto dal fondovalle, ma era rappresentato proprio da quegli spazi intervallivi dove la popolazione si spostava liberamente, molto più liberamente di oggi. È vero, oggi abbiamo il trattato di Schengen che consente di passare liberamente da un versante all'altro, ma fino a 10 anni fa, 15 anni fa, nelle Alpi occidentali per andare in Francia bisognava esibire un documento, nelle Alpi orientali per andare in Austria, ma ancora di più per andare in Slovenia, nella ex Jugoslavia, bisognava addirittura sottoporsi a controlli non di poco conto. Ancora oggi un po' per andare in Svizzera ci sono controlli, nonostante che la Svizzera sia entrata nello spazio Schengen. Insomma, in buona sostanza il modello oro-idrografico, cioè la dottrina dello spartiacque, che risale al 1600, non è di oggi. Risale, lo dico all'amico geografo, a una visione cartesiana dello spazio, in cui lo spazio deve essere per forza misurabile per essere certificato. Questo nel Medioevo non accadeva. La gente si spostava liberamente, ripeto, più di oggi, da un versante all'altro delle montagne. I crinali, gli spartiacque, le vette non rappresentavano delle barriere, ma rappresentavano delle cerniere. E ora accadeva così che i stati transalpini scolinassero sul versante cisalpino e viceversa. Per cui il centro della montagna in qualche modo era la linea displuviale. Oggi invece è diventata la periferia. Ecco, questo è un po', secondo me, il vero paradosso alpino, ma non soltanto, è il paradosso della montagna. Il paradosso nel quale la montagna viene ad assumere dei ruoli che saranno sempre di più ruoli di marginalità. Quando in età medievale le Alpi erano in qualche modo al centro dell'Europa, il livello sociale ed economico delle popolazioni alpine era molto più elevato di oggi. Nessuno sa, e nei libri di storia, nell'informazione scolastica, questo viene spesso in qualche modo aggirato, nessuno sa che i livelli di scolarizzazione nelle terre alte delle Alpi dal 1000 al 1400 erano molto più elevati che in pianura. Per trovare gente istruita bisognava andare in alto. Nella stessa valle, media valle e bassa valle, i livelli di scolarizzazione erano molto più bassi. Più si andava in alto e più aumentava il livello di istruzione e il livello di autogoverno, cioè il fatto che le popolazioni, proprio per la loro lontananza dalle pianure, erano quasi costrette ad autogovernarsi. I montanari erano in fondo degli imprenditori, erano degli amministratori che avevano pieni poteri da parte dei signori feudali. Le terre alte sono state colonizzate attraverso dei contratti d'affitto ereditario, in cui i contadini montanari si impegnavano a mantenere il territorio e a tramandarlo ai loro eredi. E in questo modo si è venuto a creare un reticolo di civilizzazione della montagna oggi impensabile. Certo, affinché accadesse questo, il clima ha avuto un ruolo importante, ha aiutato questo processo di dissodamento delle terre alte, di colonizzazione delle terre alte, perché a partire dal 1000 la temperatura è aumentata in maniera vistosa. Oggi noi spesso ci interroghiamo sui cambiamenti climatici. Il mondo ecologico si interroga, il mondo economico si interroga sui cambiamenti climatici, ma i cambiamenti climatici li abbiamo avuti anche in passato, non in un passato a livello di glacialismo preistorico, ma a livello storico. Abbiamo avuto quello che lo storico francese Leroy Durie ha definito l'optimum climatico, tra il 1100 e il 1400, con una breve parentesi di riabbassamento della temperatura intorno al 1300, E poi alla fine del 500 abbiamo avuto un riabbassamento drastico della temperatura, che è quello che ha portato alla piccola età glaciale, compresa tra l'inizio del 1600 e metà dell'Ottocento, e ha portato i ghiacciai a riconquistare spazi che erano stati liberati dai ghiacciai e quindi sfruttati anche per gli usi agro-silvo-pastorali. Questi andamenti climatici hanno coinciso anche con diversi andamenti politici, perché in età medievale, appunto, il processo di dissodamento, di colonizzazione, i grandi dissodamenti promossi dagli istituti religiosi avevano fatto sì che molti spazi della montagna venissero coltivati, venissero dissodati, venissero utilizzati, sfruttati. Con l'abbassamento della temperatura, con quello che è stato definito il minimo di Maunder, cioè minimo di temperatura, studiato dall'astrofisico inglese Maunders, corrispondente all'inizio del 1600, alla fine del 1700, conseguenza della riduzione dell'effetto delle macchie solari sulla Terra, e quindi drastico calo della temperatura, in questo modo i ghiacciai si rimpossessano delle parti alte, molti valichi che erano attraversati in età medievale non hanno più potuto essere attraversati. Allora la gente che cosa ha fatto? Ecco il paradosso delle Alpi, ha seguito il corso delle acque. In qualche modo questo a me pare il grande paradosso delle terre alte. A un certo punto, quando la montagna nella parte alta non è più abitabile, la gente segue il corso delle acque, cioè scende in pianura. È una metafora, oltre che una realtà. È una realtà perché giocoforza, questa discesa verso la pianura è diventata una necessità, una costrizione ambientale. Ma c'è la metafora dietro. C'è il fatto che la pianura acquista sempre più potere, potere politico, potere economico, potere sociale. E quindi l'essere montanari diventa quasi una vergogna. Molti montanari si vergognano di esserlo, di dichiararsi tali. Cercano di nascondere anche le loro origini e le loro parlate minoritarie, le loro lingue, le loro patois, no? I loro idiomi, perché il parlare questo tipo di idiomi non rappresenta più un elemento di prestigio sociale, ma rappresenta un elemento di marginalità sociale. E allora ecco che, non potendo più essere attraversate le montagne attraverso i valichi, che diventano poi delle frontiere, non più dei confini amministrativi. Un conto è il confine amministrativo, altra cosa è la frontiera. Allora le montagne alpine, soprattutto più dell'Appennino, perché l'Appennino geograficamente si trova in un'altra collocazione, le Alpi sono uno spazio transfrontaliero, non dimentichiamolo. E guai se ci si dovesse dimenticare di oggi. Le politiche delle Alpi, per le Alpi non possono essere politiche nazionali, devono essere politiche transnazionali, perché le Alpi sono spazi transnazionali. Quando è venuto a cadere il paradigma etnografico per cui la montagna era abitata, era al centro di un'attenzione per la sua valorizzazione, ecco che le acque hanno cominciato a dividere. Il confine si è trasformato in frontiera e questa situazione è perdurata dal 1600 fino alla Seconda Guerra Mondiale, perché a ogni guerra c'è stato un cambiamento di confine, anzi di frontiera. Le Alpi sono diventate il luogo dei combattimenti, delle guerre, sono diventate una barriera militare, è stato costruito lo stereotipo del sacro confine, o della sacra frontiera della patria, eccetera, eccetera. Allora, voi capite che qui c'è proprio un capovolgimento, un salto di paradigma. La montagna comincia a entrare in una crisi strutturale senza ritorno. Poi ci sono le crisi congiunturali di natura economica, di natura finanziaria, ben inteso. Ma alla base c'è questa crisi strutturale. Non voglio abusare ancora del mio tempo, ma io credo che per vincere la sfida e superare la marginalità della montagna bisogna uscire da questa visione che la modernità purtroppo ci ha consegnato. Ora la parola va a Stefano Piastra, geografo umano, che è un termine bello. In realtà, oltre a questo, è ricercatore presso il Dipartimento di Discipline Storiche, Antropologiche e Geografiche dell'Università di Bologna. A lei la parola. Grazie. Intanto purtroppo non sono ricercatore, sono un ricercatore precario, ma questa è una vecchia storia tutta italiana, come sapete, che chissà che fine farò. A parte questo, Io non ho il potere evocativo nella parola che ha il professor Salsa, lui è molto più bravo di me a spiegare le cose a parole, io mi servirò di un PowerPoint. Innanzitutto, fin dall'inizio, quando mi hanno proposto questo incontro, sapevamo tutti, fin dall'inizio chi ne ha preso parte, che è innanzitutto un paragone azzardato. Ovviamente la Vena del Gesso e le Alpi sono difficilmente comparabili gli Appennini alle Alpi, figuriamoci la Vena del Gesso. E quindi, soprattutto dal punto di vista fisico, soprattutto dal punto di vista geologico, soprattutto dal punto di vista ambientale in senso lato, il paragone non sta molto in piedi. Le Alpi sono le Alpi, la Vena del Gesso si estende per 2000 ettari, sono tanti come afferramento gessoso, il più ampio afferramento gessoso dell'Emilia Romagna, ma sono pochissimo, un francobollo rispetto alla catena alpina, ovviamente. Le quote, ovviamente. Monte Bianco, dalle nostre elementari ci ha insegnato massima vetta alpina, 4810 metri. La cima massima della Vena del Gesso è Monte Mauro, che tra l'altro è una banalizzazione di un originario Mons Maior, Monte Maggiore, per noi era la montagna più alta, ma è soltanto 515 metri, quindi a riguardo di logica non è neanche una montagna. Come sapete il limite ufficiale che divide la collina dalla montagna sono i 600 metri sul livello del mare, quindi le quote sulla Vena del Gesso sono enormemente più basse. La Vena del Gesso ha un microclima particolare, è un punto di incontro tra due mondi, quello mediterraneo dei versanti sud e quello fresco umido che assomiglia già più a quello dell'alta montagna sui versanti nord, e poi ha degli ambienti, ne mancano sulla Vena del Gesso di ambienti che nelle Alpi invece sono rappresentati come in primis il bosco, sulla Vena del Gesso poco presente e totalmente assente ovviamente per motivi altimetrici sulla Vena del Gesso nevai e ghiacciai. E quindi questo confronto, questo paragone va cercato in altre cose, in altri aspetti, in quelli che più mi riguardano come geografo, quindi le scienze umane, le scienze sociali, gli aspetti demografici, gli aspetti economici. Quello che ha comune in sostanza un micromondo come la Vena del Gesso a un macromondo come quello alpino è una situazione di cui si è già discusso in precedenza prima di me e in maniera esemplare, quindi un discorso di intanto marginalità, un discorso di isolamento, un discorso in riferimento soprattutto a certi momenti storici, di scarso popolamento, e quindi tutta una storia di condizionamento, di influenza ambientale sulle comunità locali. Economie intere basate su questo adattamento, l'agricoltura sia alpina, che poi come vedremo anche sulla Vena del Gesso, è un'agricoltura fortemente limitata e fortemente adattata ai vincoli ambientali, che nel caso della Vena del Gesso si pongono. Quello che la Vena del Gesso ha, che le Alpi praticamente non hanno, è la natura stessa, il gesso, il minerale di cui è fatta la vena. Il gesso è un minerale molto raro, perlomeno a livello italiano. Vedete in questa carta, che è stata elaborata tra l'altro da Piero Lucci, quindi è impossibile non citarlo, che è presente in sala, un po' il deus ex machina assieme all'organizzatore di questo evento. Il gesso è rappresentato in verde, mentre invece con quell'altro colore più marroncino i calcari. Vedete, il gesso è enormemente più raro, in Sicilia ce n'è parecchio, in Emilia Romagna si vede appena in questa carta. E i gessi quindi sono intanto un'eccezionalità nel panorama sia alpino che appenninico. E poi cos'ha la Vena del Gesso che ha sempre limitato, reso marginale questo territorio, queste comunità? Siamo nell'Appennino, nel basso Appennino d'accordo, ma le aspe presse delle morfologie gessose sono notevoli. La Vena del Gesso, lo vedete in queste immagini, sul versante sud ha delle pareti verticali o quasi di più di 100 metri di altezza. La Vena del Gesso appartiene dal punto di vista geologico a una formazione, che è la gessoso-sulfifera, che è praticamente l'unica formazione carsificabile del nostro Appennino, quindi il carsismo in Emilia Romagna praticamente c'è solo nei gessi e in qualche calcare, nel Riminese, e poco altro. E agricoltura e carsismo, come sapete, non vanno tanto d'accordo. Il gesso produce dei suoli che sono tutt'altro che fertili, sono dei suoli basici e quindi la resa agraria è estremamente ridotta, e quindi un primo fattore di adattamento delle attività umane è sempre stato nel passato quello di fare gli agricoltori, di coltivare i terreni un po' meno peggio, possiamo dire così, soprattutto il fondo delle doline, le doline a fondo piatto della Vena del Gesso, che vedete in alto a destra, in una foto storica importantissima fatta da forse il più grande naturalista romagnolo, Pietro Zangheri, una foto del 1939 di una dolina a fondo piatto presso Monte Mauro. E e poi il gesso è una roccia tenera, il gesso frana, è franato nel passato come frana oggi, come vedete. A sinistra la stretta di Rivola, lungo la statale che tutti noi stasera abbiamo percorso, per chi non è di Casola, in una frana del 1939, e sulla destra l'ultima frana di quest'anno, la frana di Vedreto presso Monte Mauro, una frana anch'essa importante. Quindi di nuovo un terreno franoso, certo, scusate sono andato troppo avanti, non è l'ideale per l'agricoltura. E poi, e se ne parlerà a lungo anche nel documentario che poi andrò a presentarvi alla fine, forse il più importante problema di tutti, che nelle Alpi invece non si è mai posto, è quello delle risorse idriche per uso potabile. La Vena del Gesso ha delle acque, ha delle risorgenti ovviamente, ma tutta l'acqua che fuoriesce dai gessi o che può essere intercettata all'interno dei gessi è un'acqua che si può bere, ma insomma non sono acque propriamente potabili perché sono stracariche di sali, di solfati. Tutti quei sali disciolti dalle acque piovane che hanno dato poi vita alle nostre grotte finiscono poi nelle acque, e quindi bere delle acque che fuoriescono dai gessi attraverso le risorgenti, come dire, non sono acque potabili in senso stretto. Tutti questi fattori, e sono tanti, hanno fatto sì che la Vena del Gesso sia sempre stata poco popolata. Ogni tanto, quando vado in giro, oppure quando anche mi trovo a scuola, nelle scuole secondarie, mi chiedono qual è il lavoro del geografo, come se il lavoro di ricerca di un geografo fosse interrogarsi dalla sera alla mattina, tipo a Risico, dov'è la Kamchatka, oppure qual è la capitale del Burkina Faso. Non è quello il lavoro del geografo. Il lavoro del geografo è quello di studiare i rapporti tra uomo e ambiente. Quest'estate, quando siamo tutti un pochino più liberi, chi lavora nel mondo della scuola e della ricerca, mi sono fatto praticamente tutti gli archivi parrocchiali di questa zona, me li sono spulciati per cercare di desumere i dati demografici, per cercare di fare un grafico dell'evoluzione della popolazione sulla Vena del Gesso, possibile solo negli archivi parrocchiali, perché le altre fonti demografiche che abbiamo sono quelle dei censimenti, ma intanto i censimenti in Italia seriamente li ha fatti solo il Regno d'Italia dopo il 1860-61. E poi i censimenti del Regno d'Italia sono aggregati per comune. Brisighella, Casola, Riolo, e il comune di Brisighella è ben più grande della Vena del Gesso, il comune di Riolo pure, il comune di Casola pure, Borgo Tossignano pure. Quindi farsi tutti gli archivi parrocchiali, e non è facile perché spesso non sono ordinati, ha portato però alla creazione di questa tabella, che tra l'altro è semplificata, quando la pubblicherò ci sono ancora più dati. E vedete, abbiamo comunità piccole o piccolissime, alcune di 60 abitanti, di 20 abitanti, di 50 abitanti. E vedete, nel corso dei secoli la popolazione un po' cresce, ma cresce di poco. La Vena del Gesso non riusciva a sopportare una pressione antropica troppo alta. L'agricoltura non permetteva di sostentare una popolazione crescente, in sostanza. Il luogo simbolo della Vena del Gesso, qui dentro, chi è di questa zona sicuramente lo conosce, chi non è romagnolo lo vedrà nei prossimi giorni in escursione, il cuore della Vena del Gesso è Monte Mauro, massiccio centrale, in comune di Brisighella, cima più alta, 515 metri, il luogo più selvaggio e più affascinante della Vena del Gesso. Sulla cima di Monte Mauro c'era un castello e c'era una pieve, probabilmente altomedievali di origine. I dati demografici che ho trovato su Monte Mauro, e che prima o poi, quando il Parco della Vena del Gesso si doterà di una serie di quaderni, verranno pubblicati, i dati demografici, vi dicevo, sono molto interessanti. Addirittura per un anno, in età moderna, 1632, sappiamo anche la composizione per fasce d'età della popolazione di Monte Mauro: 60 uomini, 90 donne, 52 bambini, 41 bambine. E quindi questi dati parlano all'occhio di un geografo. Significa che la natalità era alta, ma non altissima, i giovani erano una parte importante, una fetta importante della popolazione. Forse il dato più interessante di tutti è 60 uomini, 90 donne, quindi una mortalità maschile molto più alta di quella femminile, legata al lavoro usurante nei campi. In generale la Vena del Gesso è un territorio dove vivere è difficile, e quindi chi lavorava all'aperto facendo fatica sulla Vena del Gesso aveva una vita media, un'aspettativa di vita più breve. Certo che queste cose non ci sono solo a Monte Mauro, però indicano qualcosa, sottolineano qualcosa, sono tipiche di comunità rurali, marginali, con economie di sussistenza o semisussistenza. E Monte Mauro, che è un po', vi dicevo, il pallino di tutti noi che ci occupiamo di gessi, ma da tutti i punti di vista, botanico, archeologico, umano, geologico, ha restituito anche dati ancora più interessanti forse. Vedete, nel 1698 31 famiglie per un totale di 151 abitanti. Nel 1850 55 famiglie per 274 abitanti. Gli abitanti crescono da 151 a 274, ma se facciamo la divisione tra gli abitanti per il numero di famiglie, viene fuori che la composizione media delle famiglie nel giro di 200 anni è rimasta praticamente sempre la stessa, 4,95 individui per famiglia. Quindi un dato che è rimasto nel tempo e soprattutto un dato che era enormemente più basso della composizione media della famiglia mezzadrile altrove, della pianura padana. A metà dell'Ottocento, sulla Vena del Gesso, famiglie medie di 5 individui. A Ravenna, nel Bolognese, eccetera, eccetera, 7, 6, 7,5 famiglie. Di nuovo per il discorso che ho detto prima, la fertilità della pianura era enormemente superiore a quella di un terreno gessoso, le famiglie erano più ampie in pianura, non sulla Vena del Gesso. Vena del Gesso come territorio marginale che non riesce a ospitare troppe persone, detta in maniera brutale e banale. E qui forse ho scritto troppo in questa slide, ovviamente non dovete leggerla tutta e gli organizzatori si sono raccomandati di non essere tecnici ma di essere divulgativi. E poi chi di noi stasera vuole annoiare? Deve essere una festa questa, non una conferenza, non un convegno. Comunque un altro aspetto che vi sottolineo è che da tutte le fonti orali che abbiamo recuperato in questi anni di ricerca, viene fuori anche un altro aspetto. Sulla Vena del Gesso i mezzadri si spostavano molto di meno rispetto alla pianura padana. Ogni anno in autunno in pianura c'era quello che è stato definito un formidabile processo di mobilità contadina. La gente cercava di spostarsi per migliorare la propria situazione, il proprio campo, averne uno più fertile. Sulla Vena del Gesso tutto questo era molto più bloccato, soprattutto pochissima gente da fuori dalla Vena del Gesso veniva a fare il mezzadro sulla Vena del Gesso, perché era un po' un gioco al massacro, sceglievi probabilmente uno dei territori meno fertili del territorio romagnolo. Nel progetto dell'Arca della Memoria, che dopo vi illustrerò, mi è rimasta impressa questa cosa, un'intervista di un signore, Biagi, che abita Rontana, la raccomandazione di suo padre, se puoi evita sempre il gesso, perché appunto vivere e coltivare il gesso è sempre stato un territorio e un terreno ingrato. Nel passato la Vena del Gesso era abitata, poco ma era abitata, oggi è in gran parte spopolata e questo spopolamento recente, soprattutto è degli anni 50-60, successivo allo spopolamento legato al boom economico che caratterizza tutta l'Italia in generale, però è significativo che la Vena del Gesso sia stato uno dei primi territori del Basso Appennino a spopolarsi, assieme al Crinale, perché era il territorio, assieme al Crinale appenninico, dove era più difficile vivere. Quindi sulla Vena del Gesso a 200-300 metri di quota abbiamo persino un borgo abbandonato, Crivellari, in comune di Riolo Terme, a pochi chilometri di qui. Nell'immagine di sinistra Crivellari negli anni 50, abitato, sulla destra Crivellari oggi, abbandonato. In particolare la casa di uno dei testimoni intervistati durante l'Arca della Memoria, che è qui presente in sala stasera, Aldo Ceroni, con questi due bellissimi alberi davanti. Se la Vena del Gesso si spopola, la gente se ne va, non è ovviamente un fenomeno indolore, non è un fenomeno la gente se ne va punto e basta. Uno spopolamento ha delle importanti conseguenze anche dal punto di vista del paesaggio, dell'evoluzione del paesaggio. Se la gente se ne va, c'è un ritorno del bosco soprattutto. Nella Vena del Gesso, se confrontiamo la stessa immagine di 50, 60, 70 anni fa con la stessa immagine odierna, vediamo un enorme aumento della copertura boschiva. Nell'immagine di sinistra vedete Cafaggia, di nuovo in un'immagine di Pietro Zangheri degli anni 30, e la stessa casa sulla destra qualche anno fa. Cafaggia negli anni 30 era abitata, oggi è abbandonata, anzi oggi è stata distrutta, demolita. E nella sinistra Cafaggia è circondata da dei prati, sulla destra è circondata da boschi e anche da rimboschimenti antropici, quelle conifere sempreverdi in primo piano, piantate negli anni 50-60 con quegli scriteriati cantieri fanfani che più che vantaggi hanno fatto dei danni dal punto di vista ambientale. A Crivellari addirittura c'è un luogo in cui questo ritorno del bosco è da manuale. Poche settimane fa facevo un giro a Crivellari, un'escursione, e ho abbandonato il sentiero, e a volte più o meno imboscarsi, come diciamo noi, infrattarsi, abbandonare il sentiero ti porta a scoprire delle cose importanti, carine perlomeno. Una volta le viti sulla Vena del Gesso come altrove erano coltivate sulla base della piantata padana, cioè filari maritati ad acere o ad olmi. A Crivellare si vede la piantata abbandonata completamente ricoperta dal bosco. Vi ho sottolineato in rosso gli aceri, erano gli alberi tutori del filare, oggi si trovano praticamente dentro un bosco, che però è un bosco che è cresciuto soltanto gli ultimi 50-60 anni, in seguito allo spopolamento della Vena del Gesso e quindi alla crescita del bosco. L'ha accennato prima anche Beppe San Giorgi, bisognerebbe passare probabilmente un giorno intero a parlare dell'attività estrattiva, ma ovviamente non è il caso stasera. La Vena del Gesso ha avuto sempre un'economia marginale dal punto di vista agricolo, l'unica attività economica importante favorita dal gesso è stata quella estrattiva, una secolare, anzi millenaria storia di estrazione del gesso per mille usi, edilizio, come materiale da costruzione, come fertilizzante, per usi artistici, eccetera, 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 fino ad oggi cartongesso. Oggi le cave sono industriali, la cava di Borgo Rivola è l'unica aperta in Emilia-Romagna ed è la più grande d'Europa. Una volta le cave erano artigianali, a cielo aperto, avevano tutto anche un riflesso sociale, la gente era impiegata lì, c'era un mestiere tradizionale, quello del gessarolo, c'era poi chi cuoceva il gesso, ed era il fornacciaio, c'era quello che trasportava il gesso cotto, che era il birocciaio. Addirittura a Crivellari si vede questo che è un fornello, cioè una piccola fornace da gesso ricavata probabilmente allargando, regolarizzando una morfologia carsica, una candela, un vecchio pozzo probabilmente. E vedete, si vede un po' male, in fondo il nero fumo, lì il gesso veniva cotto. Ho quasi finito, quindi abbiate ancora pazienza un secondo, le ultime due slide. Finora ho parlato di condizionamenti ambientali, di condizionamenti fisici. Indirettamente c'è anche un condizionamento culturale, mentale, nella testa delle persone, oltre che nell'economia e nella vita quotidiana. La Vena del Gesso non ha mai avuto una propria identità specifica, una propria coscienza di appartenenza specifica. La gente che abitava sulla Vena del Gesso non ha mai detto noi siamo gli abitanti della Vena del Gesso, però soprattutto il carsismo ha fatto un po' da comune denominatore di queste persone, soprattutto la loro sfera dell'immaginario, del folklore, perché solo nella Vena del Gesso quasi abbiamo i fenomeni carsici, e da sempre i fenomeni carsici hanno sempre affascinato, creato storie, creato leggende. Tutti sulla Vena del Gesso quasi, da Borgo Tossignano fino a Brisighella, conoscono questa grotta, la Grotta del Re Tiberio, in comune di Riolo Terme, che tra pochi mesi speriamo diventerà turistica, sarà aperta al pubblico. E questa grotta è famosa anche e soprattutto per una leggenda ad essa legata, e questa leggenda chi è di Casola, chi è di Riolo, chi è di Brisighella la conosce, la sintetizzo per chi non è di qui. Praticamente Grotta del Re Tiberio perché l'imperatore romano Tiberio si sarebbe nascosto al suo interno perché una maga gli aveva predetto che sarebbe morto folgorato da un fulmine. Tiberio dice sto nella grotta, sto bene al sicuro, a un certo punto però è stanco dell'isolamento, di stare al chiuso, prende il cavallo in una giornata di sole. Il sole però in un secondo scompare, compare una nuvola, e lui muore veramente folgorato, così come gli era stato predetto. Una leggenda, se volete, banale, non dice granché, però prima dell'avvento della televisione, tutte le sere, tutti i santi giorni o quasi, questa storia veniva raccontata ai bambini. In sala stasera c'è chi me l'ha raccontata e a sua volta gliel'aveva raccontata suo padre. E soprattutto questa grotta è diventata un po' un'immagine, un'icona, è diventata anche oggetto di studi, di produzioni culturali e artistiche. Piero Zama, un intellettuale di Faenza, ci ha dedicato negli anni '20 una poesia illustrata da Serafino Campi, un grande illustratore, un grande xilografo. L'allora parroco di Casola Valsenio, Don Lorenzo Costa, nel 1906 rielaborò addirittura la leggenda per farne un'opera teatrale, la Grotta del Re Tiberio. Probabilmente Don Lorenzo Costa doveva essere anche un prete all'antica, perché ci scrive nel frontespizio per soli uomini. Sapete, il teatro greco e romano antico era soltanto per un pubblico maschile, perché le donne, queste donnecciole, si, come dire, impressionavano troppo a sentire questi discorsi, soprattutto le tragedie dove c'era del sangue. Quindi ancora nel 1906 Don Lorenzo Costa propone un dramma, ma solo per gli uomini. E tra l'altro butto lì l'idea, visto che siamo qui a Casola, sarebbe bello prima o poi metterla in scena, questo dramma legato alla Grotta del Re Tiberio, che io sappia mai messa in scena se non da parte della scuola elementare di Casola Valsenio alcuni anni fa. E poi Re Tiberio è un luogo della natura, ma un luogo anche della cultura. C'è anche una leggenda legata al mondo degli inferi. C'è anche un erudito brisighellese, Francesco Maria Saletti, che descrive Re Tiberio come un luogo in cui si incontra un laghetto d'acqua al di là del quale c'è anche, come dire, questo specchio d'acqua che non è possibile traghettare. Sembra quasi un inferno dantesco, sembra quasi di trovarsi di fronte a Caronte, traghettatore delle paludi dell'inferno. E probabilmente c'era veramente un sovrapporsi di leggende di Tiberio ma anche degli inferi, perché nella grotta del Re Tiberio, chi di voi c'è stato lo può confermare, sul muro c'è persino questo stranissimo graffito, tra di noi soprannominato il diavoletto, di età imprecisata, e che probabilmente doveva di nuovo segnare la parte interna della grotta, un possibile accesso nell'immaginario popolare dell'ora degli inferi. Ho finito, mi fermo qui, grazie. Bene, in attesa di sentire se c'è qualche domanda tra il pubblico, provo a porne una sia a Salsa che a Piastra. Diceva Annibale Salsa, un tempo per trovare gente istruita bisognava andare in alto. Io vedo le Alpi attraverso la televisione, ho l'impressione che sia così adesso o te lo fanno credere, nel senso che trasmissioni come Mela Verde e altre fanno vedere non un ritorno, ma intellettuali, gente laureati, anche vengono da lontano, che si dedicano o all'agricoltura o all'allevamento. È un fenomeno consistente, è rilevabile solo perché proprio questi aspetti, poi in realtà non c'è altro. Ecco, come vede questo fenomeno? Sì, dunque il fenomeno sul versante italiano delle Alpi è ancora una caratterizzazione a macchia di leopardo, perché è presente in maniera discontinua, ma certamente è un fenomeno che negli ultimi tempi ha registrato un certo incremento. Nell'arco alpino italiano e latino lo spopolamento si è fermato, in base ai dati statistici, intorno al 1996. Dopo quella data è cominciata una leggera ripresa, non dappertutto, non in tutte le valli, non in tutte le province delle Alpi, ma certamente questi sono segnali che noi percepiamo, che si percepiscono. Oltre Alpe il fenomeno è molto più accentuato. Tralasciamo le Alpi di lingua tedesca, perché io prima ho parlato della differenza tra il popolamento germanico e il popolamento latino. Non dimentichiamo che già gli antichi romani, quando arrivarono in Germania, Tacito, eccetera, scrivono che, di essere colpiti dal fatto che le popolazioni germaniche si insediano nel cuore della natura, vicino alla sorgente, vicino ai boschi, eccetera, eccetera, mentre le popolazioni latine tendono a raggrupparsi in villaggi agglomerati. Allora, questa è una differenza notevole. Quindi sia in tutte le Alpi latine, in Francia e in Italia, il fenomeno dello spopolamento ha raggiunto dei livelli biblici, di grandi esodi, ecco, prima sia nelle Alpi sud-occidentali che nelle Alpi orientali, quindi Cunese da una parte e Carnia, Friuli Venezia Giulia dall'altra parte. Il fenomeno però oggi presenta delle situazioni di controtendenza, perché abbiamo anche delle manifestazioni che gli studiosi di scienze sociali definiscono di neoruralismo. E quindi c'è un ritorno di neorurali, in Francia i neoruraux sono ormai diventati quasi una tendenza, che abbandonano le professioni, un tempo si diceva le professioni liberali, no? E quindi o le libere professioni o i ruoli di bancario, funzionario, eccetera, e si insediano per dedicarsi all'attività agro-silvo-pastorale. In Francia, nelle Alpi francesi, c'è il fenomeno della transumanza, del nomadismo transumantico. Ma vedete la differenza tra l'Italia e la Francia, ad esempio. Qual è? È che in Italia il pastore è ancora un cittadino di serie B, per non dire di serie Z. E quindi noi consegniamo la pastorizia spesso anche agli extracomunitari, perché gli italiani, molti italiani, si vergognano di svolgere quel ruolo. Oltre Alpi invece abbiamo delle scuole universitarie. In Francia abbiamo 2 facoltà che rilasciano titoli universitari di primo livello, diploma universitario di primo livello, che si trovano una in Provenza e una in Normandia, dove il giovane che sottostà a un corso di formazione, no, strutturato proprio sul modulo universitario, esce con un titolo di studio che lo qualifica e gli conferisce quel prestigio sociale che invece in Italia non gli è conferito. In Germania, nella Bassa Sassonia, c'è anche lì una scuola di tipo universitario che io ho conosciuto anche sia dalla parte francese che dalla parte tedesca dei giovani che si stanno dedicando a questo tipo di attività. Ecco, 2 esempi di quello che si diceva prima. Il punto di vista, marginalità, non marginalità. Qual è il punto di vista? Dipende dal punto di vista attraverso il quale noi lo guardiamo. La rappresentazione della marginalità della montagna è legata a un punto di vista culturale, per cui in Italia la montagna continua ad essere marginale. Se noi rovesciamo il punto di vista, non è più marginale. Allora, che cos'è che definisce la marginalità? Non è tanto la geografia fisica, mi rivolgo anche al geografo, ma è la percezione culturale, è la rappresentazione mentale che cambia la prospettiva. Da cui discende poi, da cui discendono le politiche, perché le politiche sono la conseguenza di modelli culturali, positivi o negativi che essi siano. Ma è chiaro che se il modello culturale della cultura egemone è un modello che consegna alla montagna la marginalità, all'essere periferia dell'impero, non possiamo pretendere che da questo discenda come un sillogismo, da una premessa di questo tipo, discenda come conseguenza sillogistica il fatto che la montagna venga posta al centro. Saranno solo promesse elettorali, ma in realtà, se non cambia il modello culturale, la montagna in Italia rimarrà sempre marginale. Piastra, io amo molto il mondo dei gessi perché i miei nonni abitavano lì e come altri traevano quel poco da vivere da quelle terre, da quelle poche terre. Perché vivere era veramente difficile per chi traeva sostentamento dalla Vena del Gesso. Oggi però è diverso, è un dimenticato con i Crivellari. Recuperare il borgo dei Crivellari, cioè far ritornare la gente nell'area della Vena del Gesso, persone che ovviamente oggi non traggono più il sostentamento dalla terra, ma per soggiorni, per vivere, perché hanno altro da cui trarre cose. Come vede lei, per esempio, il recupero dei Crivellari e di nuovo la gente torna ad abitare l'area del gesso? Sarebbe bellissimo, come dire, tutti ce lo auspicheremmo. Ad oggi dei fenomeni però di neorurismo come quelli citati prima nelle Alpi sulla Vena non ci sono, sulla Vena del Gesso. Ci sono più nell'Alto Appennino, nella zona di Palazzuolo, nella zona di Marradi, il borgo di Campanara ad esempio. Qualcosa di simile si era tentato a Castiglioncello nell'Alta Valle del Santerno. Sulla Vena del Gesso le case in gran parte sono abbandonate, più che gente che ci vuole andare a stare. Adesso c'è un fenomeno di accaparramento delle seconde case, c'è gente che vuole comprare questi ruderi per trasformarli, anche giustamente dal loro punto di vista, in un luogo non di residenza primaria, ma di residenza secondaria. E questo è un problema anche, oltre che un'opportunità gestionale, su cui il Parco della Vena del Gesso deve assolutamente dire la sua. Prima del 2005 era il Far West, nella Vena del Gesso ognuno poteva comprare e fare quello che gli pareva. Adesso ci sono dei paletti, per fortuna, anche riguardo al recupero e alla riconversione, che in passato non erano rispettati, oggi dovrebbero essere rispettati. Il borgo di Crivellari, di cui ho fatto vedere qualche immagine prima in comune di Riolo, ne abbiamo parlato in lungo e in largo con i miei colleghi, anche con politici di Riolo, in sostanza siamo arrivati ormai troppo tardi. Le poche case che si potevano recuperare sono già state recuperate, si potrebbe discutere se bene o male dal punto di vista architettonico, ma la stragrande maggioranza dell'abitato ormai è in uno stato di degrado irreversibile. Sostanzialmente al massimo lo si potrebbe ricostruire, ma a Crivellari ci sono tantissime problematiche che riguarderebbero un progetto del genere, al di là dei costi che intanto sarebbero importanti. Il primo problema è sempre quasi paradossale, ma in realtà non lo è, proprio perché erano famiglie mezzadrili, proprio perché Crivellari si è spopolato in fretta a partire dagli anni 50-60, ogni rudere è frazionato in una miriade di proprietari, 10, 12, 15 discendenti dell'originaria famiglia che andrebbero messi insieme, riaccorpati, riacquistati. Quindi ad oggi io sono un pessimista di natura riguardo alla vita, ma sono un pessimista anche riguardo al recupero in questo caso. Sostanzialmente sarebbe un'operazione eticamente bella, culturalmente importante, che tutti in teoria auspicheremmo, ma che nel 2010 purtroppo io oggi vedo come irrealizzabile. E quanto? Va bene, c'è qualcuno in sala che... Prego. Beh, rompo un po' il ghiaccio delle domande, anche perché sono stato un po', come dire, ho delle responsabilità su questo incontro, come ben sanno. Allora, le domande sono una a testa. La prima è a Stefano Piastra. Io sono rimasto molto colpito quando mi ha mandato il titolo di intervento, no? Note di un'area, coordinate storico-culturali di un'area marginale. Allora, avevo già pronto una domanda sulla marginalità che in parte ha anticipato Salsa, però continuo a essere curioso, perché se è vero, o comunque io condivido l'idea che la marginalità dipende dal punto di vista che uno adotta, e non credo che Stefano Piastra abbia un'idea, come dire, voglia che la Vena del Gesso sia marginale, no? In senso di provincia dell'impero. Però mi interessava che approfondissi un po' più questo concetto di marginalità, che da quello che ho potuto capire deriva da tutta una serie di letture storico-geografiche, la popolazione, la difficoltà e via di seguito. Però comunque definire marginale è qualificare un'area, qualificarla in un certo modo. Allora mi piacerebbe capire di più, perché, perché mi serve capire. Seconda cosa, invece, ad Annibale Salsa volevo fare due domande. La prima è, mi ha incuriosito nell'intervento di Piastra, dice non c'è, la Vena del Gesso non ha una forte identità. Salsa ha fatto molti studi sull'identità. Il carsismo, se ho capito bene, in qualche modo costituisce un elemento di identità, citando poi, no, la Grotta del Re Tiberio. Allora, dal punto di vista dell'antropologo, l'idea di un'identità legata alla Vena del Gesso e poi a un fenomeno, che è quello del carsismo. Che idea, se c'è un'idea, che cosa mi dici, insomma, do il tu perché siamo usciti da tanto tempo, da questo punto di vista. Seconda domanda, legata al tema moderno, postmoderno, società liquida. Ora, è vero che c'è una controtendenza, dicono i dati statistici, rispetto allo spopolamento, però che cosa succede? Cioè, Salsa ha spesso parlato di un tema che è il disagio, lo spaesamento, ci sono stati anche problemi legati alle identità alpine, al fatto di vivere in montagna. Ora, in parte anche nell'Appennino probabilmente, ora non sono uno studioso, per cui non mi azzardo a così vendere alcune letture che ho fatto, però volevo capire, rispetto anche al discorso che ha fatto Piastra, no? Meno famiglie, spopolamento, sempre di meno, i numeri, c'è un nesso, vedi un nesso rispetto al tema del disagio esistenziale, dello spopolamento, delle conseguenze, dell'idea delle identità e quindi dal punto di vista della marginalità? Non so se la domanda è stata un po' troppo complessa, cioè arzigogolata e non semplice, insomma non troppo chiara, mi scuso nel caso, ma sono curioso. Riguardo alla prima domanda, cioè quella relativa alla marginalità della Vena del Gesso, qui rispondendo in parte a Annibale Salsa, da geografo, d'accordo che c'è un discorso percettivo che la marginalità della montagna e anche della Valle del Gesso può essere anche un fatto culturale, ma il mito tipico del XXI secolo, tipico del metodo postmodernista, che l'ambiente non conta nulla, non influenza la vita e l'economia delle persone, a me è sempre sembrato una balla. Ratzel passava dall'altra parte del discorso, era fin troppo determinista all'inizio del Novecento, ma il gesso, e vi invito, chi non lo conosce, a camminarci sopra, a vederlo, a vedere le morfologie, i luoghi, è altamente condizionante. Marginalità. Intanto le morfologie sono aspre, molto aspre. Quando uno ha una parete verticale di 100 metri sotto casa, nel resto dell'Appennino non la trovate una parete verticale così. La potete trovare un pochino più bassa nello Spungone, ma sono morfologie eccezionali del nostro Appennino, così verticali. Poi Monte Mauro, 515 metri, poco, sì, ma siamo a 10 km dalla Via Emilia. Monte Mauro, assieme ai miei amici, tutta la nostra strana tribù che gravita sulla Vena del Gesso, ci divertiamo a vederlo, a individuarlo da Ravenna, da Lugo, da Imola, dall'autostrada, si vede la mezza Romagna, perché è la cima più alta ridosso della pianura padana. E anche questo influisce. Morfologie aspre, substrato gessoso, vie di comunicazione sostanzialmente assenti. Fino a 50 anni fa, sulla Vena del Gesso ci andavi esclusivamente o quasi a piedi, oppure col mulo. Soltanto negli anni 50-60 si costruiscono, con i cantieri fanfani di cui ho accennato prima, in quel caso utili, le strade, la strada di Monte Mauro. Prima la gente da Zattaglia andava a piedi in cima a Monte Mauro. Durante il progetto dell'Arca della Memoria, che dopo presenterò, i cadaveri, le persone per i funerali venivano portate a spalla, come nel Medioevo, dalla casa, facendo 200 metri anche di dislivello fino alla pieve di Monte Mauro. Quindi un territorio che non ha strade, neanche carrabili, è un territorio altamente marginale. Sulla Vena del Gesso non ci sono quasi centri abitati. Brisighella, ma proprio sorge in corrispondenza del margine orientale. Tossignano, ma sorge di nuovo sul margine occidentale. Ma nel mezzo, centri abitati sul gesso praticamente non ci sono, neanche Borgo Rivola, perché Borgo Rivola è sul fondovalle, sorge su delle alluvioni terrazzate. E quindi tutti questi fattori producono marginalità. E poi, lo sentirete dalle vive parole della clip che dopo vi farò vedere, il terreno gessoso, i suoli gessosi sono dei suoli ingrati. L'intervistato che parlerà con le sue parole dice che un terreno come quello gessoso non si vede da nessun'altra parte, è un terreno unico, un terreno basico, ci cresce molto poco. E poi, di nuovo, un territorio marginale dove non c'era acqua potabile. Il problema dell'acqua è qualcosa che non c'è né in Appennino, né nelle Alpi, né nella pianura padana, è qualcosa di ambiente spiccatamente mediterraneo, è in Sicilia, è dove il clima è altamente mediterraneo e devi raccogliere l'acqua piovana nelle cisterne, ma non da noi. E sulla Vena del Gesso però c'era generazioni di persone che hanno vissuto per tutta una vita di acqua piovana o di acqua carsica. La cisterna della chiesa di Monte Mauro, luogo emblematico della Vena del Gesso, il prete ha sempre preso acqua da questa cisterna, acqua piovana, e doveva filtrare le larve che c'erano dentro. E tutto questo non in un medioevo remoto. Gli acquedotti sulla Vena del Gesso sono arrivati 10-15 anni fa, nel 1995. Quindi l'insieme di tutte queste cose fanno della Vena del Gesso un territorio marginale, dal punto di vista anche fisico e anche dal punto di vista culturale, che ne è un diretto riflesso. Tutto qui. Dunque, innanzitutto questo tentativo di comparazione tra Alpi e Appennino non è facile. Non è facile perché i presupposti sono diversi. Allora, il discorso della popolazione alpina è una popolazione che si è insediata sulla base di concessioni. Questo va detto dal punto di vista politico e giuridico, perché le popolazioni alpine sono state portate, invogliate ad andare, ad insediarsi, sulla base di precise corrisponsioni di privilegi e di diritti, che in qualche modo sono l'anticipazione del concetto di autonomia amministrativa delle terre alte. Quindi i grandi dissodamenti medievali sono avvenuti perché i signori ecclesiastici, laici, eccetera, hanno dato quelli che oggi diremmo incentivi di tipo fiscale alle popolazioni affinché si insediassero. non si sono insediate per una necessità di spazio vitale, si sono insediati perché sono stati, contrariamente a una certa storiografia che vede i barbari arrivare alle Alpi, eccetera, sono stati insediati attraverso dei processi di negoziazione insediativa, mandati nelle terre alte a dissodare a fronte di privilegi particolari. Questo è, quindi le popolazioni alpine sono state insediate nelle terre alte come alle condizioni di uomini liberi. Tutti i contratti di affitto e di insediamento delle popolazioni alpine pongono proprio come incipit il termine liberi homines, cosa che nell'Appennino non è accaduto. Ora non si può certamente generalizzare, ma è chiaro che il modello insediativo appenninico non è comparabile col modello insediativo alpino. Questa è la... Certo l'ambiente ha una grossa rilevanza nella costruzione dei processi identitari. Io non sono un determinista certamente e neanche l'eccesso opposto, però è chiaro che l'ambiente ha la sua influenza notevole e contribuisce a plasmare quello che sono il carattere delle persone, lo spirito adattivo, eccetera, eccetera, e anche la mentalità, quindi il processo di identità. L'identità che cos'è in fondo? È la relazione. L'identità in sé per sé non è niente. L'identità si costruisce attraverso la diversità, attraverso le relazioni dialettiche con l'altrove e con l'alterità delle persone. Quindi se non possiamo parlare di un'identità assoluta di un luogo, di un'identità assoluta di una comunità, ne possiamo parlare in relazione ad altri luoghi e ad altre comunità. Questo è un elemento importante. Non c'è l'identità dell'abitante dei luoghi gessosi. L'abitante del gesso romagnolo è diverso dall'abitante del gesso bolognese, no? Proprio perché ogni luogo si rapporta ad altri luoghi e determina dei processi di costruzione di identità. Questo è legato anche a quello che mi chiedeva Luca poco fa, e cioè lo spaesamento. Allora io sono convinto, sulla base dei miei studi, delle mie ricerche, delle mie esperienze sul campo, che lo spaesamento e l'alienazione dal luogo, oggi così diffusa soprattutto nel mondo giovanile, voi sapete nell'arco alpino quanti fenomeni di suicidio ci sono, a cominciare dalla Valtellina, la Valle d'Aosta, la Val Venosta, eccetera. Ci sono perché dove è stata più forte l'identità e l'identificazione con i luoghi, più forte diventa nel momento di decostruzione, di sgretolamento dell'identità, diventa lo spaesamento e il disagio. C'è un rapporto, c'è un parallelismo, un rapporto di proporzionalità diretta, dove c'è stata un'identità forte, nel momento in cui quell'identità si disgrega, per i processi in atto di globalizzazione economica, di mondializzazione, di omologazione culturale, maggiore è lo scacco dello spaesamento. Ecco perché nelle Alpi ci sono ancora dei drammi esistenziali forti, laddove c'è stata un'identità forte, un'identità costruita attraverso processi folclorici che poi sono diventati folcloristici, cioè sono diventati dei processi di cultura popolare autopercepita. A un certo punto non è più autopercepita, viene messa in scena per i turisti. Abbiamo la folclorizzazione, no? Cioè il folclorismo che si sostituisce al folclorico. La messa in scena, la messa in atto di processi per i turisti. Alle popolazioni produttrici di queste modalità folcloriche, queste modalità non dicono più niente. Non sono più fatte per se stessi, non sono più autodirette, ma sono eterodirette, cioè sono orientate alla fruizione turistica. Questo nelle Alpi sta avvenendo in maniera forte. Allora, questi cambiamenti in atto oggi, le crisi forti del secondo dopoguerra, che sono state le più traumatiche, a partire dagli anni 50, negli anni 60, negli anni 70 e così via, lo spopolamento biblico, no? Di luoghi che, diciamocelo, negli anni del secolo XIX erano sovrappopolati. La miseria, non la povertà, del secolo XIX, dell'Ottocento in montagna, non era determinata dal popolamento, ma dal sovrappopolamento, perché il rapporto tra popolazione e risorse era saltato. Nelle Alpi fino al Settecento, pur con le crisi, pur con le pestilenze, pur con tutti i fattori di criticità, però un qualche equilibrio tra risorse e popolazione è sempre stato mantenuto attraverso la valvola della migrazione stagionale, ad esempio, attraverso il controllo demografico, perché i bassi regimi demografici fino al Settecento erano una forma di autocontrollo e così via. Nell'Ottocento è saltato tutto. Nell'Ottocento praticamente la montagna che si è salvata di più era quella dei Castagneti. La civiltà del castagno ha avuto un ruolo determinante nel mantenimento della popolazione. E poi è esploso nel Novecento, con la grande crisi appunto delle Alpi che ha portato al dopoguerra, al trauma del dopoguerra. Io penso che oggi questa inversione di tendenza sia legata anche a una nuova visione della montagna che ci auguriamo possa essere, andare nella direzione di rivedere, riportare perlomeno la montagna al centro dell'attenzione. Va bene, se non ci sono altre domande in sala, anche perché sono 10. Sì? Negli anni 50, quando da queste che io chiamo colline scendevamo giù verso la pianura lungo la via Emilia o per studiare o per lavorare, gli abitanti del posto ci chiamavano montanari e noi rispondevamo montanari sì, ma montanaro vuol dire scarpe grosso e cervello fino. Vorrei sapere se un qualche cosa di simile si è verificato, si verificava poi allora anche nelle popolazioni germaniche o francesi, perché lei ha fatto un discorso delle terre alte e delle terre basse e del rapporto che esisteva. Sì, assolutamente sì, abbiamo anche dei dati, dei documenti ben precisi. Quando Victor Hugo scrive I Miserabili, percorre un tragitto lungo le Alpi occidentali, salendo dalla Provenza e andando verso nord. E a un certo momento, quando arriva nella zona del circondario di Briançon, Dipartimento Alte Alpi, del Finato, si trova a confrontarsi con una realtà demografica fatta di montanari portatori di un livello di cultura eccellente. Lui rimane sorpreso, meravigliato, dice ma come queste persone hanno un livello di istruzione che io non ho incontrato nelle campagne della Provenza, non ho incontrato nelle terre basse. Tant'è vero che questi montanari andavano a fare i precettori nelle famiglie della borghesia e dell'aristocrazia francese, andavano a fare gli insegnanti, andavano a fare i maestri di lettura, scrittura, far di conto, ma anche i maestri di ginnasio, no? E si facevano riconoscere nelle fiere, nei mercati, con dei cappelli, con delle piume. Se uno aveva una piuma era un maestro elementare, se ne aveva due e se ne aveva tre era un maestro ginnasiale. Allora questo è il livello. La stessa cosa nell'area dei Walser, che sono di cultura germanica. Allora nelle Alpi questi livelli di scolarizzazione elevate sono una costante. Sono una costante. Nella stessa valle noi troviamo livelli di scolarizzazione differenziati a seconda se ci poniamo sotto i 1000 metri o sotto i 1000 metri di altitudine. Questo è un fenomeno diffuso che ha fatto anche coniare l'espressione di una élite culturale delle popolazioni alpine. Questo è durato fino a quando? È durato fino a quel periodo di criticità che ho evocato precedentemente. È durato fino a quando nascono gli stati nazionali e gli spartiacque, in base alla dottrina politica dello spartiacque, diventano frontiera, e allora a quel punto non c'è più l'osmosi, la porosità tra un versante e l'altro della montagna. Per cui chi è da una parte scende nelle pianure della sua parte, chi è dall'altra parte scende nella pianura dell'altra parte. La montagna, le terre alte si spopolano. E allora ecco che l'espressione scarpe grosse e cervello fino non è una boutade, risponde a una evocazione di un tempo storico di cui non si hanno le coordinate temporali, cronologiche, ma è rimasta la memoria storica. Quella frase è evocatrice di un periodo nel quale i montanari erano più istruiti e colti dei contadini di pianura. Salve, io vengo dall'Umbria, regione senza mare, quindi non abbiamo il mare ricco e la montagna povera, praticamente tutta montagna. Volevo volevo chiedere ad Annibale Salsa, no? Anche per rispondere al geografo, al suo pessimismo, ma secondo voi la globalizzazione, che finora abbiamo dato come fattore negativo, la globalizzazione, il decentramento che si ha, io parecchi qui mi conoscono grazie a internet, il decentramento che si può ottenere lavorando dalla montagna con internet, spostando servizi in montagna. Io vengo da un paesino che sta in periferia di Terni. Terni è periferia di Roma ormai. Noi abbiamo romani che vengono ad abitare da noi e ternani che vengono ad abitare in paese, perché comunque c'è la possibilità di avere di lavorare da casa. Il problema più grosso era il lavoro. Io, mia nonna che abita nell'Appennino umbro-marchigiano a Montenerone, e ho visto gli amici che sono partiti tutti dalla montagna e sono andati a lavorare al mare. Adesso vado in montagna e non trovo più nessuno. Finalmente ci potrebbe essere la possibilità di ritrovare lavoro a casa in montagna. Sicuramente il montanaro perde quella caratteristica di montanaro, perché non è più il montanaro che deve lavorare la montagna, fare il sacrificio, il taglialegna, l'allevamento, l'agricoltura che non dà niente. È tutto un altro tipo di montanaro quello che si stabilisce in montagna, perché da noi il fenomeno è grosso. Romani che non ce la fanno più a vivere a Roma, perché vivere in metropoli è terribile, per me è terribile, abbandonano la vita cittadina e ritornano a riscoprire il bello che c'è nel vivere nel piccolo centro, vivere tranquilli, calma. Potrebbe essere questa una svolta? Assolutamente, io non ho accennato, ma questa è la vera svolta. È la svolta che ha consentito di rompere il dualismo tra centro e periferia. È proprio la rivoluzione informatica, la rivoluzione tecnologica che può riportare la montagna al centro di un'attenzione diversa. Perché attraverso la rivoluzione informatica si aprono finestre sul mondo che nell'economia moderna di tipo fordista, dove la gente era costretta a scendere in pianura per andare nella fabbrica, nell'arco alpino, in Piemonte ad esempio che la Fiat ha avuto questo ruolo di drenaggio nei confronti delle valli torinesi, la Michelin l'ha avuto nei confronti delle valli cunesi, la Ivrea l'ha avuto nei confronti delle valli del Canavese, della Barsa Valle d'Aosta, la tessitura del Biellese l'hanno avuta nei confronti della Valsesi, eccetera. Allora questo modello fordista è superato, perché il processo di delocalizzazione da una parte, nel positivo e nel negativo, i processi legati a dematerializzazione, per cui l'economia non più fordista, post-fordista, è un'economia dematerializzata, e quindi un'economia nella quale il ruolo dell'informatica, della telematica diventa importante. Allora quell'intervento sul mondo, diciamo, attraverso l'informatica e la telematica fa sì che venga a cadere il dualismo tra centro e periferia, perché si può fare in montagna quello che prima era impossibile. Bisognava o fare i pendolari o abbandonare le case, le borgate e scendere definitivamente in pianura. Questa è la vera, può essere l'inversione di tendenza di una postmodernità che non è più legata ai riti del modernismo fordista. Altri? No. Credo che possiamo chiudere con il progetto Arca della Memoria. Due parole di introduzione di questo progetto. Sarò brevissimo perché molti di voi sono già sbadiglianti o appisolati e quindi non vorrei ulteriormente favorire questo processo di sonno ipnotico. Allora, il progetto Arca della Memoria è uno dei progetti che ha messo in campo il Parco della Vena del Gesso Romagnola. Il parco è nato nel 2005, da quando è partito, da quando si è insediato, sono state fatte diverse cose. È stata fatta una guida, il 2010 passerà alla storia come l'anno di 6 libri dedicati alla Vena del Gesso, 2 che verranno presentati proprio qui a Casola, uno sabato e uno domenica, a cui vi invito tutti. E E poi c'è questo progetto che è iniziato, è in corso d'opera, quindi vi faccio vedere soltanto un primo risultato molto parziale. L'ideazione mia è quella di creare un database digitale di interviste filmate, visive, a quelli che possiamo definire testimoni privilegiati della vita della Vena del Gesso, anziani che hanno vissuto nella Vena del Gesso tra gli anni 20 e 30 fino agli anni 60, prima cioè che la Vena del Gesso si spopolasse. E questo database è stato fatto in modo professionale, c'è dietro un lavoro registico, le riprese e il montaggio della regia sono di Thomas Cicognani, che è in sala, è con noi, anzi Thomas, alzati in piedi così qualcuno ti vede e se vuole può anche rivolgerti qualche parola, non essere timido, dai, è in fondo comunque, è pelato come me, dopo lo riconoscete bene. E la collaborazione assieme a Thomas è quella di Massimo Vernocchi. E l'idea di fondo è in sostanza quella di salvare il salvabile riguardo alla memoria orale di chi ha abitato sulla Vena del Gesso. E quindi questi 20 e passa testimoni che abbiamo intervistato nel maggio scorso e anche in giugno, e speriamo di espandere il progetto, di intervistarne altri. L'intervista a questi personaggi ha riguardato i momenti chiave, i punti chiave, gli aspetti chiave della vita, dell'economia, della cultura della Vena del Gesso, quindi gli abbiamo fatto domande sull'agricoltura tradizionale, sull'attività estrattiva, ma anche sulla quotidianità, ad esempio di cosa bevevate, la seconda guerra mondiale. La Vena del Gesso, proprio perché è così aspra come morfologie, è stato un baluardo dell'occupazione nazista, e Tossignano è stata rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale, proprio perché c'erano i tedeschi annidati in delle gallerie artificiali scavate nel cuore della montagna. Tossignano è stata anche descritta come la Cassino della Romagna. E poi abbiamo trattato anche temi culturali, il folklore, le leggende, la religiosità popolare e anche gli esordi della speleologia. La Vena del Gesso ha un'importante storia di studi speleologici. Il primo a andare in grotta nella Vena del Gesso fu Mornig negli anni 30 e poi negli anni 50 la nascita dei gruppi speleologici. Lavoro sul terreno, grandi anche bevute assieme alle persone che ci hanno ovviamente ospitato, no? Anche questo fa gruppo, anche questo è stata parte del nostro viaggio. Alla fine cosa verrà fuori da tutto quanto? Probabilmente quest'altro anno sarà la fine del progetto. Allora, da una parte un database digitale di interviste ripulite di una qualità registica e dall'altra, alla fine, estrapolare le cose più significative, inframmezzandole con delle immagini, con dei filmati storici che ho ritrovato anche degli anni 30. Riguardo a Casola Valsenio ho trovato dei filmati dell'Istituto Luce del 1949 sui rimboschimenti, ad esempio. Vi dicevo tutto questo per fare anche un documentario, un breve documentario sulla fallasariga di La storia siamo noi, per recuperare la memoria, soprattutto per consegnare alle generazioni future, avendo quindi ben presente che le scuole dovranno essere il fruitore preferenziale di questo progetto. Non è una cosa completamente nuova, questo progetto va in parallelo con un progetto analogo portato avanti dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, loro l'hanno chiamato la Banca della Memoria. Certo, i motivi di interesse, i temi sono tutt'altri, sono il bosco, sono il castagno e tante altre cose. Qui sulla Vena del Gesso abbiamo altri temi, le grotte, il distretto minerario legato al gesso, eccetera. Qualcosa più o meno di analogo fu fatto anche nei primi anni 90, nel distretto dello Zolfo, vicino a Formignano, vicino a Cesena, perché lì doveva nascere un grande ecomuseo legato all'archeologia industriale, legato alle miniere, in quello caso di zolfo, che comunque sono la stessa formazione del nostro gesso, la formazione gessoso-solfifera, ma quel parco poi non è mai poi nato, però anche loro fecero qualcosa del genere una ventina d'anni fa. Questa sera presentiamo soltanto una di queste interviste, e tra l'altro solo in parte, la prima che il regista ha lavorato, e vedrete il protagonista, che è un abitante di Monte Mauro, parla del grande problema dell'acqua, di come erano costruite le case rurali, delle fornaci da gesso, dell'agricoltura. A conclusione di tutto, quindi un documentario e poi un database che non sarà, come dire, sparso per un archivio, non sarà in un luogo oscuro che nessuno potrà mai rintracciare, poco fruibile. Avrà una vera e propria postazione multimediale dentro la rocca di Riolo Terme, che è un po' una delle porte d'accesso del parco, e quindi tutti i visitatori, ma anche le scuole, potranno vedere in questa postazione dedicata il database. Il documentario invece è qualcosa di più divulgativo, più agile per tutti. Qui mi fermo e adesso, se i tecnici vogliono attaccare l'audio, ci vediamo la prima clip dell'Arca della Memoria. Casadio primo, 30 marzo 1932, in campagna a Monte Mauro. In quale casa di preciso? Vedretto di sotto. Nel corso della sua vita, dove ha abitato? In quali case, in quali zone? Dalla casa che sono nato, sono restato 11 mesi, mi hanno portato a casa la famiglia della mamma, a Virla. Dopo nel 1959 sono venuto qui a Borgo. Alcune domande riguardano a come si viveva qui a Monte Mauro tanti anni fa, 40-50 anni fa. Il primo grande problema era l'acqua. Ce n'era abbastanza del problema dell'acqua. Però qui, come dico, c'era un po' di sorgente, qualcosa faceva. Quale acqua si usava per bere e da dove la si prendeva? Da un pozzo, dove si era stato fatto un pozzo di mattoni e si andava, noi qui non l'avevamo, si andava a casa dei vicini, per esempio, tanto per dire. Che di solito il pozzo non lo si faceva proprio dove c'era il gesso, si faceva un pochino più a monte o un pochino più in giù, o no? Qui è l'inizio della strada per venire su, lì c'è un pozzo. Mentre invece l'altra acqua che poteva trovare qua sulla Vena del Gesso com'era? Acqua piovana. Una parte era acqua piovana. L'acqua piovana dove la raccoglievate? In un recipiente, per esempio, era lì. In quell'angolo lì c'era un recipiente di cemento. Quindi una cisterna? No, un recipiente, non so, di una ventina di quintali, qualcosa del genere. E quell'acqua lì piovana a che cosa la si usava a fare? Da lavarsi un po', da dare agli animali. E poi sul gesso ci sono delle altre acque? Quella mare. Se ne può parlare? Se ne può parlare. Noi abbiamo scoperto che degli amici che venivano qui l'hanno fatta provare e ci hanno detto che era pericoloso berla, perché infatti se si annaffiava dei fiori o l'orto, la foglia diventava bianca. Quell'acqua che viene fuori dal gesso, che sapore ha? Amaro. E voi comunque ogni tanto la usavate comunque? Io l'ho bevuta tanto. Non so poi. Uno alla lunga si abituava un po' al sapore? Ah sì, quello senz'altro. E poi a un certo punto è arrivato l'acquedotto. Da tanto o da poco? Sarà una decina d'anni, 8-10 anni, non mi ricordo per bene. A Monte Mauro è vero che ogni tanto qualcuno, invece che avere la cantina qui attaccata a casa, usava delle piccole grotte qui, tipo da tenerci il vino? Quello non mi ricordo, noi non l'abbiamo mai avuta. Era anche la miseria. Allora com'era la storia? La storia era che se uno aveva parecchi animali pagava un po' di tasse. Per risparmiare qualcosa c'era anche quello che quando passavano la verifica, che la chiamavano, se si poteva, erano gli altri che avvisavano. Stanno arrivando, siamo partiti di qui. E le persone cosa facevano? Si prendeva una vacca a mano e si mandava dentro il bosco. E anche dentro la grotta li si metteva a volte? No, io non gliel'ho mai messo comunque. Si fa vedere quel sasso lì lavorato della sua casa? Questo qui? Quelli che sono colpi di che cosa? Colpi di piccole cette, manari, per portarli in quadro, per fare un angolo. E poi perché se fosse calce non ci si fa con la manara. E il gesso è morbido, si può fare. Costruire una casa in gesso è molto diverso rispetto a come costruire una casa adesso con le fondamenta, mattoni, cemento? È diverso sì, perché prima cosa si faceva tutto a mano, con un cassetto di legno e gesso in polvere cotto, battuto con dei bastoni, portati a farina, si impastava in modo tale che si metteva il blocco di gesso crudo e con la casola si stendeva e si metteva l'altro pezzo sopra e rimanevano toccati. Il coso di Canarella. Facevano il controsoffitto. Controsoffitto, poi con la casola attaccava il gesso. Il gesso in blocchi e il gesso cotto li compravate da qualcuno oppure uno andava direttamente a Monte Mauro e tagliava lì? No, lo tagliava nelle proprietà dove facevano la casa, più o meno, di quello che mi ricordo io. E il gesso cotto invece? Lo cuocevano lì sul posto. Quindi lei le ha viste le fornaci da gesso? No, l'ho anche lavorata quella. Ci faceva uno scavo, per esempio, in un... come si dice? Dove si incontrava, c'era della terra, un rialto di terra. Si faceva uno scavo in quadro, poi in fondo si cominciava con dei gessi grossi, appoggiandoli uno all'altro, lasciandoli un tunnel sotto che passasse una fascina. E poi sopra questi, pian piano, si calava sempre di grossezza nel gesso, no? Sempre più i pezzi più piccoli, in modo che in cima si metteva quello che c'era nel batterlo con le masse, con i picconi, si era sgranato, si stendeva sopra e si faceva fuoco per più di una giornata. Quando era cotto si stendeva in un piano per terra e ci si batteva sopra con dei bastoni e si riduceva in polvere. E poi si vagliava anche con un setaccio? Anche per farlo più fino, tanto quello che si adoperava nei soffitti, quello da muro no, che non si valava. Mentre quell'altro? Ma quello che si adoperava nei soffitti, come parlavamo prima, doveva essere fino e doveva essere valato, vagliato. Più tipi di valli, crivelli, pezzi di rete, anche uno si arrangiava come poteva. In dialetto come lo chiama quel? Eval. Non e Carvai. E Carvelli era quel cavallo gli fa giù. Per far cuocere il gesso, cos'è che bruciava? Dello scarto di legna. Si andava nel bosco, si tagliava i spini, non consumare la legna buona, perché la legna buona serviva da tagliare a parte se uno si voleva riscaldare. E da cuocere il gesso si usava lo sterparello della roba, insomma, anche lo ginetto. Che lavoro ha fatto per tutta la vita? Un po' di tutto. Ho zappato con la zappa, ho falciato con la falce a mano del fieno, per guadagnare qualche soldo andavo anche a casa dei vicini se avevano bisogno, perché come si faceva? Comunque ho fatto sempre l'agricoltore. No, ste due ne metti pure tu. Lei è vero. È vero che a Monte Mauro una volta si cercava di coltivare il fondo dei pianetti perché la terra era un po' più buona? Ah, sicuro. Ce lo può spiegare? Certamente. No, si lavorava tutte quelle che c'era. Prima cosa, anche pezzettini piccoli. Se c'era dei sassi mossi, dei gessi, si raccoglieva, si faceva un muretto e quel po' di terra che c'era si zappava, perché allora si usava la zappa nei campi piccoli, e nei campi grandi ci andavamo con l'aratro e le mucche. E però lì dove erano i pianetti? Dove erano i pianetti si lavorava con le mucche e l'aratro. Povere bestie che erano condannate. E lì com'era la terra? Era un po' più buona? Più buona. La terra di gesso è quasi unica. Non è tipo argilla, non è tipo... è più spolverata, solo che quando è bagnata si lavora molto male. Però lì nei pianetti forse era un po' meno peggio. No, insomma. Cosa si coltivava nei pianetti? Grano, erba medica per tagliare, per fare il foraggio per le bestie, si alternava gli anni, un anno, due, il grano, e poi erba medica, oppure si piantava tipo gran turco anche, veccia, ceci. Va bene, credo che possiamo chiudere qui questo incontro. Prendo a nome di tutti i presenti di ringraziare sia Salsa che Piastra per averci fatto conoscere meglio e soprattutto alcuni aspetti curiosi e interessanti sia delle Alpi che della Vena del Gesso. Grazie a tutti.